another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song for every day. Ciao a tutti amici, io sono ancora con Loris, DJ di Italian Country Family, per questo bellissimo excursus nel mondo della musica country. Allora, abbiamo parlato nelle varie puntate degli outlaw, però io so che questi quattro grandi che ti affascinano sempre, quando ne parla gli brillano gli occhi, ce n'è uno particolare di cui vorrei parlare oggi. Ho il disco in mano ed è Waylon Jennings. Ho detto bene? Waylon Jennings, mi picchieranno. Allora, è riconoscibilissimo, guarda, ti posso dire che è un artista riconoscibilissimo perché è anche un simbolo. Se tu vai su internet e clicchi il suo nome su Google, immagini, viene fuori il simbolo dell'aquila con le ali aperte. Ah, come mai? Stilizzata, perché è una foto di un suo disco Eagle. E quindi questo è rimasto il suo simbolo, io ce l'ho anche sul telefono perché è il mio artista da preferito. Cultore, da esatto. Cultore di Waylon. E un'altra cosa mi dicevi, sì, importante di lui, che forse in questo disco si vede, parlavamo della sua chitarra. Sì, allora intanto volevo fare una premessa, lui è un artista che è nato in Texas, e è stato appunto uno dei fondatori del filone outlaw, ed è conosciuto per alcune particolarità, in modo particolare il suo vocione da baritono, perché lui ha questo vocione particolare, dal suo sound, perché è riuscito a mischiare alle vecchie ballate tradizionali del honky tonk, del rock and roll, del blues, e quindi ha trasformato e modernizzato il country in questo filone, ma soprattutto per la sua chitarra è famoso, perché aveva una chitarra particolare, bianca, con dei puntini neri, che era contornata da un lazzo, da un pezzo di corda, ma soprattutto era famoso perché lui la suonava in un modo particolare, diverso da tutti gli altri artisti, la suonava con le corde molli, cioè lui riusciva ad accordare la chitarra con le corde molli anziché tirate, e quindi gli dava questo suono particolare che tanti hanno provato ad imitare, ma fanno molta fatica. Alcuni artisti hanno scoppiazzato un po' di recente, si sono riusciti a riproporre il filone, ma l'originale è sempre l'originale. L'originale. Una delle canzoni che ti piace di più? Beh, la più famosa è quella della sigla del telefilm Hazard, Good Old Boys, perché è la più conosciuta in Italia. Quando io ero un ragazzino negli anni, fine anni 70, primi anni 80, in Italia Waylon ha fatto la colonna sonora di questo telefilm chiamato Hazard, che era un cult registrato in una contea immaginaria, quella di Hazard, dove c'erano i due cugini Duke, c'era il nonno Jesse, c'era la cugina Daisy, tutti gli uomini si ricordano della cugina Daisy. Esatto. Certo. Rosco, Bossog, eccetera. Ma sì, soprattutto ce lo ricordiamo per l'auto che utilizzavano, che era il generale Lee, questo Dodge Charger arancio, colore arancio, con lo 01 stampato e la bandiera sudista sul tetto. Esatto. Io ringrazio di nuovo Loris DJ, comunque lo rivedremo in una prossima puntata, perché continueremo a parlare di questo grande, di tanti altri grandi, del outlaw, come mi spiegava lui, di questo filone country. E grazie per essere stato con noi, alla prossima puntata. Grazie a voi. Grazie, ciao. Everybody knows that it's not easy to find a way.